E il processo creativo mi provoca stress. Scusate. Perché io ho dei periodi molto produttivi e dei periodi morti. Nei periodi iperproduttivi mi vengono in mente tutti questi personaggi, situazioni in cui potrei metterli, disegnarli, però non ho il tempo per farlo, quindi ce li ho in testa e finché non ho finito di disegnarlo non posso uscire di casa. E se esco di casa penso a quel personaggio, quindi sto 4 ore al computer, poi devo uscire, però non voglio uscire, però non riesco a disegnare il personaggio, insomma mi provoca così un po' di... Diciamo che devo buttarli un po' fuori quando ho questi periodi iperproduttivi e quindi sto lì tipo finché non finisco i periodi produttivi e comincia il periodo morto che dura un pochino e poi finisce. Mi chiamo Elisa Genna e vengo da Roma e ho 20 anni e frequento l'Accademia di Belle Arti di Bologna, all'indirizzo di scenografia. Per la maggior parte mi occupo di grafica e illustrazione. Per lo più le mie opere, diciamo, vengono un po' dall'osservazione di quello che ho intorno, nel senso magari inizialmente realizzo direttamente il disegno, spesso di immagini che mi sembra già di vedere, insomma. E realizzo il bozzetto a mano, dopodiché lo trasferisco con lo scanner sul computer e lì ci lavoro, insomma, mi diverto un po' con i programmi di grafica, a cambiare i colori, che è la parte, diciamo, che mi piace di più perché posso spaziare, diciamo, posso un po' alterare tutte le proporzioni, ripeterli, e questa è un po' la caratteristica dei miei disegni, insomma, un po' il gioco di duplicare oppure distorcere lo stesso punto di vista, insomma. Cioè io spesso non so, disegno cose che sogno e non credo che siano, cioè non è la mia mente che durante il giorno decide di disegnarlo. L'ho disegnato perché l'ho visto sognando, che sembra una cosa un po' onirica detta così, però insomma, spesso appunto probabilmente sono l'assemblaggio di diverse cose che ho visto e è per questo poi che mi piace anche lavorare col collage perché è appunto un altro assemblaggio di elementi. Io nei miei disegni ci vedo delle storie, però non credo che tutti, insomma, riescano a farlo, perché ovviamente appunto ognuno ha un punto di vista suo. Io non so, magari se disegno un personaggio so la sua storia, perché non lo so, mentre lo disegno mi viene in mente quello che può essere successo nella stanza della signorina qui dietro, cioè mi viene in mente, io so quello che succede. Non so perché, non è che è una cosa razionale che mi metto a pensare, però comunque sì. Non so se riesco a comunicarlo, non lo saprei dire. È bello però perché ognuno, diciamo, ci vede un po' una cosa sua. L'arte è qualcosa di tattile, comunque anche, non so, una tela, comunque l'arte è qualcosa di visivo, di tattile. L'emozione che uno prova davanti a un quadro, dipinto a mano, o comunque realizzato da qualcuno, è una cosa reale, quindi questo appunto riporta un po' forse nella realtà. E comunque anche il fatto che per appunto per realizzare qualcosa di artistico, c'è cioè tutto un lavoro dietro. Osservando un quadro, un'opera, ce ne rendiamo conto e ci riporta un po' con i piedi per terra nel pensare, ok, questo l'ha fatto qualcuno, non è un prodotto creato dal nulla, insomma. Anche l'arte digitale è creata attraverso una lavorazione.